Lo abbiamo detto più volte, il percorso, il cammino della differenziata, come dire, è irto di ostacoli e noi ovviamente cerchiamo di così di realizzare una attività di informazione, di sportello del cittadino, sportello informativo sulle attività di Chimambiente, con particolare riferimento alla raccolta differenziata. Ecco, ci sono state segnalate delle criticità per quanto riguarda il borgo, cioè c'è evidente, c'è una forse insufficienza, qualcosa da migliorare per quanto riguarda proprio i mi corregga lei, raccoglitori meccanizzati, no? Ora peraltro non si usa più la tessera momentaneamente, però diciamo, ecco, si rileva una certa insufficienza. Come si sta pensando di ovviare a questa difficoltà, cioè cosa c'è in progetto? Allora, noi ci siamo resi conto di queste criticità, siamo venuti incontro alle esigenze dei cittadini, come era doveroso fare. In primo luogo abbiamo aumentato le isole, la presenza del giallo, che rappresenta quindi la frazione di carta, cartone, plastica e metalli, quindi sono state tutte raddoppiate nelle specifiche isole, e in questi giorni è l'avvio delle nuove isole ingegnerizzate che vengono installate. Cosa chiediamo però ai cittadini? Uno, di essere ossequiosi rispetto alle normative che abbiamo introdotto e quindi di differenziare come dovrebbe essere fatto, perché molto spesso, perché sembra non siano conferenti le isole? Perché molto spesso ci sono dei conferimenti che non sono corretti. E in altro luogo chiediamo ai commercianti, ormai da un mese e mezzo che abbiamo avviato questo sistema porta a porta esclusivamente per i commercianti, quindi per le utenze commerciali, che quindi non debbano utilizzare le isole ingegnerizzate per le utenze domestiche. Questo per evitare che venga quindi non reso funzionale la raccolta differenziata. Ribadisco, in questo mese abbiamo raggiunto un altro punto percentuale in più, siamo fiduciosi, speriamo di avere una mano davvero, come sta avvenendo, sulla stragrande maggioranza dei cittadini.